Magister, io ti riprendo, eh. E come diceva Yves Montand, mi sembra una di quelle cave delle Alpi Apuane che sì, scendono giù, quelli di quel camion con i tir che esatto, mette paura proprio. È la stessa cosa. La ci dica, ma esiste. Allora, intanto questa è una spianata che un noto grande architetto romano proponeva come, come grande piazza platea e grande platea anfiteatro per grandi manifestazioni politiche, religiose e quant'altro. Questo è quello che è rimasto, però l'idea non era male. Diciamo che questa è una delle più antiche storiche cave di blocchi di tufo. Oh, allora, cosa, come i nostri amici potranno vedere? Quei segmenti che si vedono tutti sono tutti tagli di blocchetti di tufo. Esattamente, perché le macchine semplicissime tagliavano dall'alto questi blocchetti, facevano già definitivamente i blocchetti, come si può vedere anche lì. Sono moltissimi che sono a forma di blocchetto. O di lasanghe come quelle. In questa località... io fui interessato quando ero consigliere della 20ª circoscrizione di Roma, qui siamo a Piana Perina del comune di Riano, a nord di Roma. A nord di Roma. 20 km da Roma. Esattamente. 15-20 km. Qui in questa località, dove appunto ci sono, si estraeva il tufo, nascostamente, nottetempo, trasportavano tutti i rifiuti dell'industria chimico-farmaceutica di Pomezia Aprilia. Pomezia Aprilia, tutto il sud di Roma. Fino a che un magistrato iniziò a indagare, a seguire questa strana pista, scoprendo dei bidoni di sostanze chimiche tossico-nocive nascoste in un anfratto vicino al mare, dalle parti Tor Vaianica. Sì, più o meno di quelle parti lì. Poi seguì la questione e si arrivò a scoprire questo infame traffico, tanto per dire il livello di onestà sia della classe politica, per questo fu fatto d'accordo col sindaco del comune di Riano, che poi morì stranamente prima di andare in galera. E tutta sta roba qua non fu mai più tirata fuori, perché io partecipai... Fu messa a tacere. Sì, non è stata messa a tacere, dall'impossibilità, cioè il colpevole era l'amministrazione comunale, l'amministrazione comunale non era in condizione di spendere i miliardi per portare via tutta sta robaccia. Oh, il trasportatore morì a Milano di una strana morte, morì come muoiono generalmente queste persone, morì come morì quel tassinaro di Milano che aveva riconosciuto in Valpreda quello che aveva portato la bomba alla banca commerciale. Non era banca commerciale. Vabbè, a Piazza Firenze. La banca dell'agricoltura. Ah, sì. La quale banca dell'agricoltura, diciamo una volta per tutte, rimaneva aperta quel giorno lì per un'ora di più. Ma quelli che avevano messo e avevano dato le bombe a questo strano trasportatore non sapevano che la banca dell'agricoltura chiudeva un'ora dopo. Guarda. Ecco, voi potete vedere, ecco, così avveniva così. L'industria chimico-farmaceutica affidava questo trasportatore, il trasportatore buttava così durante la notte e il giorno dopo gli estrattori buttavano
come si chiama, il terriccio rimasto dal taglio netto, capito? Ecco, in quella maniera li ho buttati. E hanno coperto tutto, quindi tutta una zona in cui è una vera e propria montagna, non ti saprei dire qual è, che è completamente ricoperta di terra, di terriccio o di tufagna, e questa roba qui è, contiene ancora oggi, sono morti un sacco di animali che brucavano qui, un paio di pecore sono scoppiate, tutto il resto. Questo per dire qual è il clima italiano. Questi buttano giustamente però terriccio di terra di riporto. Sì. Vedi, eccolo in altro, guarda. Sì. Quindi va bene, questo va bene. Questo va bene, il fatto che, ti dicevo, durante la notte, e questo è finito poi con quella sentenza definitiva all'epoca, durante la notte nello stesso posto, non so se questo o altro, buttavano tutti i rifiuti e tutti i liquami dell'industria chimico-farmaceutica, che venivano poi coperti da questa, in questa maniera. Guarda, eccola. Va detto poi che questi tagli finivano... Guardate, quelli grossi ruzzolano fino laggiù in fondo. Esatto. Questi tagli finivano poi dove c'era l'acqua, dove arrivavano l'acqua. Per cui La falda, perché chiudevano lì, non andavano oltre. Il che significa che tutto questo materiale chimico si è sciolto qui nelle acque e le acque hanno inquinato tutto il terreno di qui fino al fiume. Bene, quindi abbiamo colto l'occasione anche per dire queste cose. Questo è il materiale che viene prelevato, ecco qua, blocchi di tufo, questi sono per fare i cornicioni. Blocchi di tufo di varie dimensioni, varie forme, eccetera. Il blocchetto di tufo è quello standard 28 sì. per 14 per 38, che è il classico, la classica dimensione del blocchetto di tufo da costruzione. Ok, maestro, andiamo? Andiamo. Volevo vedere se riuscivo a portare via un blocchetto, ma non c'è. Un blocchetto più piccolo di quelli. Non c'è, dai, lascia stare. Oh, questa è la lama, ecco, questa è una lama. Esatto, giusto, che serve per segare. Che segano tufo, certo. Qua, delle cave famosissime di Riano. Poi, ecco qui, che si vede qui. Ecco, laggiù ce n'è un'altra, quello è il paese, che paese è quello? Dunque, è Riano. È Riano. È Riano, quello è proprio Riano. No, quella è la parte che sale, Riano in alto. È una frazione di Riano, Riano è dall'altra parte lì dietro. Vabbè, ma comunque sta lì, sì, è una frazione di Riano. Sì. Andiamo. Così abbiamo visto anche questo e abbiamo raccontato anche questa storia. Maestro. Molto eloquente. Allora, diamo il saluto sempre ai nostri amici. Laudetur Priapus. So long.